C'è un campo di studi che attira e reclama l'attenzione di molti studiosi, appassionati, specialisti e ricercatori. Questo campo è la bioetica, un ambito talmente importante che si trova costantemente sotto i riflettori. È di questo che parleremo dopo la sigla. Dalla bioetica ci si può aspettare sempre un parere, un consiglio, una direzione, fino anche una definizione. È l'ultima parola su ogni questione che tocca l'uomo da vicino, in particolare in campo medico. Le tematiche ad esse inerenti sono di scottante attualità e necessitano di un approfondimento ed uno studio molto serio, una ricerca molto approfondita. In tale contesto si inserisce proprio il libro della professoressa Giorgia Brambilla, Riscoprire la bioetica, capire, formarsi e insegnare. Stato pubblicato dalla Rubbettino nel 2020. È una pubblicazione che può definirsi come necessaria, in particolare oggi, in un tempo nel quale la bioetica è stata dilatata, proposta come panacea di tutti i mali o all'opposto considerata come un mero esercizio filosofico. Proprio oggi è necessario riscoprire la vera essenza della bioetica, che è un'essenza fondamentalmente pratica, alla continua ricerca della verità. E le riflessioni bioetiche non si sono certo fermate qui, anzi in presenza di nuove e tendenziose ipotesi tese a superare i limiti umani e a banalizzare l'uomo si sono intensificate sia le ricerche da un lato sia le proposte dall'altro. Il testo, curato da Giorgia Brambilla, che ricordo essere docente presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a Roma, ne è proprio la prova. Il volume racchiude le ricerche e le riflessioni su temi che partono dalla bioetica fondamentale e arrivano alla bioetica speciale, capaci di approfondire tutte queste tematiche, tematiche come il biodiritto, la fecondazione assistita e la genetica, addirittura anche il transumanesimo e l'eutanasia, quindi il fine vita, senza dimenticare di focalizzarsi su comportamenti a rischio, in particolare nella fase adolescenziale. È presente anche un saggio che invita alla riflessione sulla questione della morte cerebrale. Gli autori che hanno contribuito all'opera accanto alla curatrice sono diversi e veramente di spessore, che eviterò di citare tutti perché è una lista davvero molto lunga, però la cosa che dobbiamo dire è che bisogna dire che sono autori validissimi in ogni settore della bioetica. La cosa importante da dire è che il risultato è un condensato di riflessioni e studi di notevole valore, un testo che può essere usato come manuale per studenti e medici nella pastorale e nell'insegnamento, un libro che non sarà destinato alla polvere delle biblioteche, ma che sarà consultato per la chiarezza dei contenuti. È consigliato soprattutto a chi è chiamato a prendere decisioni sulla propria vita e su quella altrui, un fatto che innesca un meccanismo di responsabilità. A tale parola va ovviamente ridata la giusta attenzione. E questo è il punto di partenza della riflessione bioetica proposta proprio in questo testo. Una responsabilità che l'uomo è chiamato ad assumersi per corrispondere al meglio alla propria vocazione. Le dinamiche appartenenti alla bioetica sono diverse e partono anche da impostazioni differenti. Ad un primo sguardo, ogni impostazione sembra giustificata, salvo poi scontrarsi nelle conclusioni finali con altre impostazioni di vario tipo. In fondo, ogni piccolo dettaglio nelle premesse porta a conclusioni diametralmente opposte. Questa evidenza ci restituisce con chiarezza una necessità:
quella di indagare sui presupposti filosofici che muovono le varie impostazioni di bioetica. Se si capisce bene da dove si origina una proposta, è possibile prevederne gli eventuali sviluppi. A titolo d'esempio, da impostazioni che negano l'alto valore della vita umana non si può certo attendere una difesa proprio della vita umana. In tempi di relativismo e utilitarismo e di nichilismo e di continua secolarizzazione della società è difficile discernere il bene dal male, anche perché il male, da sempre, viene presentato come bello, buono e addirittura desiderabile, con una promessa di libertà che in fondo nega se stessa, essendo appunto liberticida. Per tale motivo l'impostazione del testo è di tipo cognitivista, ovvero parte proprio dalla convinzione che dall'essere può scaturire il dover essere, una impostazione che è caratterizzata anche da un personalismo ontologicamente fondato, proposto dall'indimenticato cardinale Helios Gretsch, che contraddistingue anche l'impostazione del lavoro curato dalla professoressa Brambilla, un volume che parte dalla consapevolezza che l'uomo vale per quello che è e non per quello che ha o che fa. Mettendo al centro la persona, dedica una particolare attenzione al suo essere, uno spirito incarnato. Le tante domande che emergono dal testo ci offrono interessanti spunti di riflessione e interrogativi capaci di porre in discussione molte dinamiche che permeano la società odierna. Accanto alle risposte suggerite, il libro suscita molte domande. Proprio il punto interrogativo sembra essere il coprotagonista, un segno ortografico che non significa la sospensione del pensiero, ma indica un itinerario di ricerca che tutti siamo chiamati ad intraprendere. In fondo è la giusta domanda che anticipa una corretta risposta, e dalla lettura del libro di domande ne emergono tante, non solo. Dallo stesso affiorano coraggiose risposte che oggi più che mai sono diventate necessarie per ricostruire un'educazione che non limiti lo sguardo alle cose superficiali. Insomma, un libro che usa le vette dell'intelletto per scendere poi nelle profondità del cuore, affinché attraverso la bioetica si possa riscoprire la verità e la bellezza dell'essere umano. Che cosa possiamo dire in fondo se non ringraziare la curatrice dell'opera, che è la professoressa Giorgia Brambilla, e tutti coloro che hanno apportato i loro contributi. Quindi grazie ancora, perché questo nell'ambito della bioetica è davvero un testo necessario, che ovviamente non ho qui con me perché non l'ho portato qui con me, però vedrete le immagini. Grazie ancora per averci seguito e ovviamente vi do appuntamento alla prossima puntata.